qua probabilmente c'era un sito di produzione primaria di vetro, ma non il primo in Sardegna, il primo in Europa forse, il primo nel bacino del Mediterraneo. Significa che forse i nuraghi ci hanno preceduto gli egizi nella produzione del vetro. C'era produzione primaria di vetro nel 1700 prima di Cristo. E quindi attualmente i vetri conosciuti in Europa sono del bronzo recente, bronzo finale, in Egitto, quelli di Amarna e del nord dell'Egitto sono datati 1600-1500 avanti Cristo. Lo dice quasi sottovoce, come notizia così straordinaria da meritare garbo, rispetto, da non essere urlata. Chi ha scavato a Siddi nell'Uraghe Conche Sagresa, proprio per la portata del ritrovamento, ha disposto poi le analisi chimiche. Non ci aspettavamo niente di tutto questo. Abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo incaricato la dottoressa Gradoli di fare delle analisi delle ceramiche e poi, a sorpresa, è venuta fuori questa grandissima scoperta. Vetro naturale prodotto dall'uomo, primi nuragici che, in base alle conoscenze attuali, erano i primi a produrlo in Europa e nel bacino del Mediterraneo, a rivelarlo un recipiente, ovvero un cosiddetto crogiolo per la fusione del vetro. C'era uno strato vetroso, amorfo, in questa ceramica che, da un punto di vista tipologico, era completamente diversa da tutte le altre domestiche. Una scoperta sensazionale, eccezionale, che non può che riempirci di gioia e di orgoglio, insomma, per tutta l'intera comunità sidese, ma anche della Marmilla e della Sardegna. Ne siamo veramente orgogliosi di questa scoperta.